Erano già gonfie le vele delle 200 barche della vela longa, che prendevano il largo spinte dal vento. La fanfara dei carabinieri suonava Fratelli d'Italia. 200 ragazzi, tra i vincitori del premio studenti a vela, cingevano d'affetto Marco Crispino, il 14enne del quartiere Sanità, che ha scoperto il mare e la vela grazie ad un progetto a scuola ed in un solo anno si è portato tra i migliori 20 del trofeo Kinder. È toccato a lui questa mattina tagliare il nastro che ha aperto alla città le porte del Village ed ha simbolicamente dato il via all'America's Cup World Series. Da oggi e fino al 21 aprile, lo Stadio del Vento del Golfo Partenopeo farà da straordinario scenario alle evoluzioni delle imbarcazioni a vela più veloci al mondo, che si contenderanno il pass per l'accesso alla fase finale della competizione velica più prestigiosa. Dietro al piccolo Marco, insieme agli studenti, le autorità e poi una grande folla di cittadini e turisti che hanno accolto con calore e si sono stretti intorno ad una manifestazione che, complice una primavera finalmente sbocciata, ha subito conquistato tutti. 20.000 metri quadrati complessivi che si sviluppano lungo via Caracciolo, proseguendo via Le Dorne fino a Piazza della Repubblica, esclusa la Villa Comunale. Un'area di circa 6.000 metri quadrati dedicata alle premiazioni e agli spettacoli. 45 espositori con spazi importanti dedicati ai musei e alle istituzioni culturali meno conosciute, ma altrettanto straordinarie della città. La sanità che inaugura l'America's Cup a Napoli. Un bel segnale, le istituzioni hanno lavorato, ma chi inaugura è un bambino che dà il segno del tentativo di raccordare sempre più i giovani a una passione, quella per la vela, che è una passione sportiva. Lo sport aiuta a crescere nella legalità, nella cultura. Le istituzioni si sono impegnate per questo e quindi è stato un simbolo forte, un simbolo evidente. Si parlava di alberghi pieni, qual è il dato sulla provincia? Il dato sulla provincia, ieri è stato fatto un report abbastanza dettagliato che si è spinto fino a Sorrento. Si davano dati di hotel all'80% della loro capienza, una settimana che indubbiamente viene dopo Pasqua, quindi una settimana che normalmente sarebbe stata di media affluenza. Questo porta comunque un valore positivo anche all'evento, un ritorno economico. Onorevole Alfano, la provincia è presente a questa nuova edizione della Coppa America. Pare che ci siano cifre positive. Le notizie che arrivano sono di stanze piene negli alberghi. Mare di gente, qual è il suo pensiero? Ma soprattutto che grazie alla provincia realizziamo questa straordinaria manifestazione, è una grande occasione per Napoli, è una vetrina ed è una finestra che noi apriamo al mondo, all'attenzione Napoli nel mondo. Pertanto sono fiducioso che riscontrerà un grande successo. La provincia ha fatto la sua parte come sempre, anche se spesso e volentieri non appare. Un bambino della sanità taglia il nastro, qual è il significato? Ma un bambino nella sanità taglia il nastro, è un simbolo, è un segnale di attenzione sia all'adolescenza sia ai giovani che noi dobbiamo costruire un futuro migliore. La sanità deve avere grande attenzione da parte della pubblica amministrazione perché è un bene che noi dobbiamo tutelare. La città non vive un momento felice come del resto del paese. La provincia come se la passa? Ma la provincia non è che se la passi né male, devo dire, né bene. Noi usciamo da un momento di grande difficoltà dovute alle incertezze, sia per i tagli e sia per il prosieguo della consiliatura. Queste due situazioni si sono state acclarate, quindi si continuerà fino al 2014, i tagli si sono ridotti in una cifra che possono essere tranquillamente assorbiti dall'ente provincia, perché è una provincia virtuosa e quindi non ha debiti. Nelle prossime ore daremo un grande respiro a quello che è la pubblica. Le partecipate, soprattutto tutelando l'occupazione, ma daremo anche un segnale alle piccole e medie industrie che hanno operato e hanno lavorato per la provincia di Napoli con dei pagamenti di 13 milioni di euro. Quindi diamo un ossigeno all'imprenditoria che possa riprendersi perché il momento è difficile.